Buongiorno, buongiorno e benvenuti nel primo vlog calabrese. Se mi vedete stanca morta è perché sono stanca morta. Oggi mi sono svegliata alle 10:30, sono 10:50, sono al PC perché sto pubblicando, sto finendo di editare e programmare l'ultimo vlog della Croazia che vi mancava per concludere il viaggio che c'è stato a Dubrovnik e quindi sì, devo finire le ultime cose. Intanto devo fare colazione. Oggi è 14 agosto, quindi domani è Ferragosto. Io e Nicola siamo venuti in Calabria e dal 12 siamo partiti, che era sabato. Oggi è lunedì, quindi è pochissimo tempo che siamo qui. Domani Ferragosto è una giornata molto speciale per Nicola, ma poi ve lo farò spiegare direttamente da lui. Nessuno sponsor in questo video, è proprio che io mi sono portata a Natural Mojo da Roma. Qui ho preso l'Alpro e questa è la mia colazione. Perché io e Nicola ci stiamo allenando in estate, siamo andati una volta a correre, insomma, nel senso non voglio smettere di allenarmi e non voglio lasciarmi andare perché al sud è molto molto facile ingrassare. Così intanto che mi faccio Natural Mojo, che poi oggi volevo anche mettere la foto, o oggi o domani, forse oggi, su Instagram, perché l'ultima volta che ho fatto le storie insieme a Natural Mojo mi sono arrivati tantissimi direct. E tantissime domande che mi chiedevano sul prodotto, quindi ho pensato le prossime storie che faccio invece di far vedere come preparo la mia colazione, la merenda, di fare una storia rispondendo alle domande che mi fate su Natural Mojo, perché ci sono tante persone che hanno curiosità se su Natural Mojo, se su Fitti, un sacco di gente pensa che siano la stessa cosa e vabbè, insomma. Quindi avevo avuto questa idea 2 giorni fa. Comunque, un sacco di cose da dirvi. Siamo in Calabria, siamo a Scalea, che Nicola è di Scalea, è scaleoto, e siamo qui fino al 20, girando un pochino. Tipo ieri siamo andati a Santa Maria del Cedro, che è qua vicino al mare. Ho incontrato due ladies. Il primo giorno che sono venuta siamo andati di pomeriggio al mare, qui agli scogli, a Scalea, spiaggia libera, e ho incontrato due ladies, è stato troppo carino. E che poi non riconoscono me, spesso riconoscono prima Nicola e poi vedono che ci sono io accanto. Quindi adesso sono con Nicola. Volevo dirlo perché nei vlog della Croazia c'è stato un po' una cosa un po' strana, nel senso che mi chiedevano sempre le persone: ma Nicola? Ma Nicola, perché non stai con Nicola? Come fosse una cosa strana. E io da un lato lo capivo, infatti, cioè rispondevo Nicola lavora, quindi bla bla. Ed era un viaggio con gli amici. Perché è strano? Perché è il canale mio di Nicola, The Foresters. Ma non è strano per altri motivi. Cioè, non è che non si può andare in vacanza da soli, anche se si è fidanzati, o con gli amici, anche se si è fidanzati. C'è stato poi un commento in particolare che poi ho visto che la ragazza ha cancellato. E che diceva tipo: ma il tuo ragazzo ti permette di andare in vacanza senza di lui, insomma, che è una cosa che mi è dispiaciuta tantissimo. E da un lato ovviamente io, se penso alla mia vita, ci rido, se penso magari alla vita di questa persona, a quello che le hanno insegnato e quello che ha imparato comunque nella vita, che poi magari è piccola, quindi è un modo proprio che già ha di vedere la cosa, forse. E in realtà mi dispiace, no? Che non lo so, se per qualcuno di voi è un problema il fatto di vedere due fidanzati che hanno anche le vacanze poi da soli, ma non solo le vacanze, anche, che ne so, un weekend, o andare a un concerto con un'amica invece che col ragazzo, andare a, non lo so, da 3.000 parti, no? Non è che è strano, per me è normalissimo, nel senso siamo una coppia, siamo insieme. Però abbiamo anche due vite distinte e separate e vanno portate avanti perché altrimenti ci sono tantissime coppie, ma forse io in primis anni fa, anche se mai fino in fondo perché sono sempre stata molto, cioè su questo ci ho sempre tenuto, però c'è questa tendenza spesso a perdere anche le amicizie. Un invito a non farlo, prendete queste vacanze in Croazia come un invito a non farlo e anzi a vivervi la vostra vita, a non perdere le amicizie che sono importanti. E a shakerare bene. Quindi dicevo che saremo qui dal 12, cioè ormai 14 fino al 20, perché il 20 andiamo in un'altra parte della Calabria, più giù
più giù e dall'altra costa. Noi siamo adesso sul Tirreno, andremo sulla costa del Mar Ionio e non vedo l'ora, non vedo veramente l'ora perché ci sono stata tanti tanti anni fa su quella costa. Oggi ho deciso di portarvi con me e Nicola, con noi, abbiamo deciso insieme ieri perché stavo pensando a quali giornate potremmo vloggare. Avevamo pensato a Ferragosto proprio perché è una giornata speciale per Nicola e poi vi spiegherà il perché. Però Ferragosto è... cioè comunque passiamo tutto il giorno in un posto, è molto tra amici in realtà, quindi non so se mi va di tirar fuori la macchinetta in mezzo a 15 persone che magari non hanno voglia. Non è che riprendo se le altre persone non hanno voglia di essere riprese, no? Quindi preferisco forse evitare. E in più oggi andiamo a fare la spesa di... Allora lui è andato adesso a fare la spesa di Ferragosto, cioè per domani, però adesso torna e andiamo insieme a fare la spesa da un'altra parte. Ha aperto l'Eurospin qui siamo a Scalea, non so se l'ho detto. E ha aperto l'Eurospin che io amo, quindi volevo andarla a vedere. E poi passiamo a salutare un'altra nonna che ancora non siamo andati a trovare. E poi dopo al ritorno pranziamo qui a casa, penso. Nel pomeriggio, quando comincia a fare un po' più... quando vediamo che sta per arrivare il tramonto per le 7, io prima mi comincerò a preparare. Andiamo a... ho portato dei palloncini da gonfiare, quindi dobbiamo andare in un negozio che li gonfi ad elio, che ci mette il filo, e poi andiamo a fare qualche fotina per festeggiare i 50.000 iscritti su YouTube. Io ancora non ne ho parlato perché in realtà io avevo preso questi palloncini a forma di 5 e 0 un po' di tempo fa, non tantissimo, uno degli ultimi ordini sui siti cinesi, no? Ne avevo approfittato perché stavo capendo che ci sarei arrivata. E quindi li avevo presi pensando poi di portarli qua in vacanza e di avere il tempo di fare la foto, in modo tale che quando avrei raggiunto i 50.000 iscritti l'avrei postata lo stesso giorno. Invece le ladies sono impazzite quest'estate, vi siete iscritte in tantissime e prima di quanto io potessi aspettarmi, quindi siamo già oltre i 50.000 e quindi non ho parlato, no? Perché voglio parlarne mettendo la foto. Vabbè, quelle fissazioni che sai, quando una cosa la vuoi fare in un certo modo, la devi fare in un certo modo. Allora, andiamo alla festa stasera a Cirella, che è vicino Diamante, perché è festa patronale, però non ho capito se ci andiamo a cena o dopo cena. Quindi comunque era una giornata più piena dove facciamo un po' più di cose, quindi ho detto vabbè, portiamoli oggi, non a Ferragosto domani, e quindi oggi vi portiamo con noi. Ho visto un video che era meglio che non guardavo, che non aprivo. Cioè, ragazzi, io non capisco veramente, ma perché la gente o ha paura o si vergogna, o non mi spiego il motivo, o vuole far finta di una cosa per quale ragione, magari spiegatemelo voi. Perché certa gente, soprattutto che vive di questo, dice che YouTube non è un lavoro? Cioè, io penso che qualsiasi cosa che ti dia dei soldi, ok, e per la quale tu spendi delle ore, quello è un lavoro, quello è lavorare, cioè come si vuole chiamare. Certo, per alcuni magari può rimanere un lavoretto, come, non lo so, fare la babysitter che ti impegna poche ore, il guadagno è poco, certo dipende sempre quante volte lo fai al mese, però ecco, lo fai due volte a settimana, il guadagno è poco, e l'impiego di energie, di ore, di soldi anche, no, per spostarsi, per esempio la babysitter, YouTube è comprare macchinette, comprare computer, eccetera eccetera, è poco, allora rimane magari un lavoretto. Ma perché dire proprio che no, non è un lavoro, no, non è questo, non è quest'altro, perché non hai uno stipendio fisso, perché le persone che lavorano in proprio non sono dipendenti di nessuno. Un conto è essere dei dipendenti, un conto è essere non dipendenti, quindi essere liberi professionisti, ecco. Ma non è che essere dipendenti di un'azienda è lavorare, essere liberi professionisti no, anzi devi ingegnarti, no, da solo, perché appunto non hai nulla di sicuro al mese e all'anno, quindi è un lavoro, o può essere un lavoretto, però comunque lo è, cioè perché dire di no? Non è che uno quando va a fare la babysitter o va a dare ripetizioni, io facevo ripetizioni in inglese,
Non è che non lo consideravo un lavoretto, anzi io consideravo anche lavorare quando lavoravo al centro estivo con i bambini gratuitamente, perché era volontariato in realtà, faceva parte di un'associazione che era una onlus e faceva parte di volontariato, quindi non prendevo soldi, però io comunque lavoravo. Cioè, sapete quando fate ad esempio uno stage, quindi lavorate in azienda semplicemente per avere poi un attestato o per avere dell'esperienza da mettere nel curriculum e quindi non vi danno neanche soldi. Però che non lo chiamate lavoro? Cioè, c'è questa paura di dire di lavoro, lavoretto, quando nella vita tante cose sono un lavoro o un lavoretto, anche se appunto spesso magari nemmeno retribuite o retribuite poco. Non è che devi avere lo stipendio a fine mese di 1.300 euro per dire ah, ok, io ho un lavoro. Cioè, fisso. Boh, ragazzi, non lo so, cioè, I can't, non ce la faccio proprio. Ma non è riferimento a qualsiasi persona. Cioè, questo video lo poteva aver fatto anche mia sorella e penso ce ne siano tantissimi ed è una cosa che ho sentito da più di una persona recentemente, a dirla tutta, però non mi interessa proprio chi lo dice, no? Cioè, poteva essere veramente mio padre. Avrei comunque detto, papà, ma perché dici che non lavori quando lavori? Cioè, capito? Non lo so, è una cosa strana per me. Nanni? Come sei caduto? Sto prendendo le scale. Non si fa. Ciao. Ripresina? È Fresino. Carino presino? Carino Fresino, dove Dove sei presino? andato? Io, fare spesina di Ferragosto. Gliel'ho detto, Gli hai eh. detto sì? Cosa si fanno a Farancinostri, eh? Ho Pensiamo. detto che dopo vi spieghi perché Ferragosto è così molto importante. No, però mi riprendo dallo shock della scala. Ma stai proprio cadendo? Sì, mi sto proprio ammazzando. Stavo scrivendo il telefono e sto qua. Non si fa, scala più telefono non si fa. Ma ciao! Come sei bello! Seduto, seduto, aiuti. Vieni. Voglio guardare che ti faccio, fermati lì. Ciao! Ma come sei bello da uno a Yukino? E si mangia le pesche? Cosa abbiamo ritrovato? Vediamo chi dei nostri iscritti è così bravo a ricordarsi. Mamma che zoom che mi ha fatto. Vediamo chi si ricorda che cos'è, cos'è e dove l'abbiamo e dove mangiato. abbiamo mangiato. E nel dubbio vi lascio in alto la playlist, se non l'avete visto, le nostre vacanze dello scorso anno. Vabbè, gliel'hai fatto capire. Buono? Spuntino. Io non ho preso il pezzo in bello, però. Anche io voglio. Arrabbiati, tutti e due, siamo molto molto Ah, stai arrabbiati. facendo un video. Sì, è vloghino, Sto facendo. È vero, ti sei vloghino. dimenticato quando si Vloghino perché. vloghivavamo. Vloghivavamo perché io dormentino. Lui è addormentato. Io E non abbiamo dormentino. più fatto le foto dei palloncini. Va bene, però ti porto in un posto speciale stasera. Che porto speciale? Che posto speciale? Ma perché non so parlare oggi? Il problema è mio. Che posto speciale Andiamo a mi porti? festicella, andiamo. La festicella? Festicella. Che c'entra? Quello l'ho già detto stamattina dove andavamo. Vabbè, non pensavo che dirigere. Allora, adesso devi spiegare a tutti perché Ferragosto è un giorno molto 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 Non adesso, molto speciale. passiamo in macchinina ripresa. No words. Io invece sono pronta, mi sono truccata con Si mette il tappino mentre. Che figo mettere il tappino. bellissimo. Sto adorando. È tramontato il sole. E c'è qui Yukino con me. Piccolino.
E siamo. Io sono pronta, però voglio cambiare vestito, questo è troppo leggero. E stasera usciamo, appunto andiamo a Cirella. Mi dispiace un sacco, non siamo appena da fare quella cosa dei palloncini che faremo sicuramente ormai tra 2 giorni, perché a Ferragosto non è il caso. Sperando che siano aperti il giorno dopo Ferragosto, ma penso di sì, perché dobbiamo andarli anche a riempire, gonfiare d'elio. E. Mi arrede un po' che non siamo andati oggi, anche perché il mio trucco era molto molto carino, però Nicola dormiva. Ho provato a svegliarlo piano, cioè ci ho nemmeno provato tanto in realtà, ma era molto molto stanco, quindi vabbè. E niente, quindi dicevo che ho usato sulle labbra un matitone di Topshop, vecchissimo, e sugli occhi invece Makeup Geek e Jeffree Star e Nabla. Ho sfumato ad esempio tutto il viola matte della collezione del Free Domination e mi piace molto. Come illuminante ho scelto Mulac, però è una roba molto tranquilla rispetto a quanto possono essere più accecanti quelli in polvere. E niente, quindi adesso stiamo in attesa, siamo in attesa. Io sto anche pensando a che cosa posso mettermi stasera per andare lì, perché voglio essere cute but comfortable. Sì, sai che stavo pensando? Che eventualmente potremmo fare la foto di me sull'unicorno con i palloncini in piscina. Non si vede la tua faccia qui, fammela vedere a me. È un sì o no? Outfit of the night. Occhiali in testa perché sì, fanno, cioè per me fanno accessorio oltre che comodità. Il trucco che vi ho fatto vedere già prima, lo faccio vedere meglio. Poi è una cosa che non faccio spesso, fare le labbra scure d'estate, però l'ho vista l'altro giorno a due ragazzi e ho detto: mi piacciono con l'abbronzatura, quindi le ho fatte. Daniel Wellington, questa è la versione Classic Petite Silver. Non so se è già attivo un codice sconto, in caso se vi può far comodo, ve lo lascio qui sotto. È un codice non affiliato, anche questo qui. Poi questa maglietta, che fa troppo ridere con scritto influencer, l'abbiamo vista io e Deborah da Bershka. Abbiamo detto: no, beh, dobbiamo fare per forza le cretine e prendercela. E in realtà è molto, molto comoda. Questa penso sia la S, eppure è molto comodina. Poi pantaloncini, questi qui li ho fatti vedere anche. Vedete che bello il dettaglio? Ho questi pantaloncini che appunto non riesco a farvi vedere. Comunque sono quelli blu scuro quasi neri e sono di Missguided, ve li ho fatti vedere anche in Croazia. E poi le scarpe, ve le faccio vedere bene anche queste qui. Sono molto molto belle. E di queste volevo fare una foto e metterla su 21 Buttons, che è un'applicazione che ho da tanti mesi ma non ho mai pubblicizzato il fatto che ce l'avessi, proprio perché non l'avevo tanto utilizzata. Però ultimamente, avendo poi riaperto, riattivato proprio il tutti quanti mi possono mandare i direct, no? Direttamente dalle storie. Prima invece, fino a una settimana fa, mi si poteva inviare i direct su Instagram soltanto se si andava sul mio profilo, quindi dovevi avere un motivo che ti spingesse in più magari, no? Adesso invece è molto più semplice e quindi mi sono resa conto che ho postato ad esempio una foto di me alla stazione, stavo per dire all'aeroporto, con uno zaino che sta su, e mi sono arrivati 8-9 direct che mi chiedevano dove avessi preso quello zaino. Quindi voglio continuare, cioè voglio cominciare ad utilizzare 21 Buttons. Ma Fabio, tu non vieni con noi stasera? Ah, pensavo di sì. No, No. no, no. E quindi adesso vi faccio vedere queste scarpe qui, dicevo. Siamo in macchina finalmente, stiamo andando a Cirella e alla fine non si è capito neanche se poi andremo a. Dov'è Stefano? Ciao! Stefano, ci è rimasto male che non ho vloggato il giorno della sua laurea, perché è stata tutta colpa di Nicola, che non ha voluto vloggare il giorno della Da laurea qui di fino a quando Stefano. ve ne andate io sarò in un Ecco. No, vi volevo spiegare perché Ferragosto è così importante. Volevo farvelo spiegare ovviamente da, cioè, non io. Stefano, perché è così importante Ferragosto? Innanzitutto, quando è nato Quiz. Ferragosto? Ferragosto è rosso sul calendario da 15 agosto 2007. Prima non era rosso, Ok, prima era, festivo dal esatto, 2007. prima era un po' sbiadito, non era una festa comandata, ma è diventato quasi una festa comandata. Quindi noi cosa facciamo ogni Ferragosto? È vlog quiz questo. Ogni mattina ci svegliamo all'alba. Yeah, non mi fare ridere. Ogni mattina andiamo a prendere il posto all'alba in modo tale che nessun altro. È una guerra, dici che c'è una guerra la mattina. Vabbè, mi spiegate perché sto No, per questo è Francesca è già scelto. importante. Abbiamo capito solo che è nato nel 2007. Nel 2007 è un po' uno stile di vita. Diventa
direi. Però se dovessi spiegare cosa fai tu a Ferragosto? C'è tutta una mera organizzazione, dal prendere il posto, dal organizzare la spesa, dal merchandising che ci danno dietro, no? Le stelline, la gerarchia, noi abbiamo una gerarchia che per ogni volta che un partecipante, una persona partecipa al Ferragosto, guadagna una stellina. Al Ferragosto? O alla Pasquetta, perché poi sono gemelle, c'è stato il gemellaggio. Poi a Pasquetta 2008 c'è stato il gemellaggio, Pasquetta Ferragosto. E si è unita questa. Si è unita, sì, sì. È diventata proprio. È proprio una, Pasquetta e Ferragosto, brand. È proprio un brand, è proprio una società a tutti gli effetti, è una cosa seria. Perché praticamente Nicola tiene traccia di tutte le persone che hanno partecipato a Pasquetta a Ferragosto. E ogni volta che partecipi hai una stellina. Cioè, praticamente ogni volta che arriva un tot di stelle entri anche in un nuovo livello. C'è un nuovo rango, quindi nuovo magari rango. Ad esempio le magliette, chi ha meno di 9 stelle non le può richiedere. Esatto. Cioè, c'è proprio tutta una cosa dietro. È una cosa molto importante. Sembra una cavolata, ma è molto ben organizzato. Io quante stelle ho? Non lo so, dovreste essere 5 più o meno, intorno ai 5. Ma comunque, ad esempio, tra poco sarò a livello di avere una maglietta finalmente. Sì, sì, no. Sempre brandizzata a Pasquetta e Ferragosto. Esatto. Vabbè, comunque siamo Maria e Cirella, parlando di cose serie invece. E non facciamo più sto falò. Cioè, si era capita male questa cosa. Non c'è un falò. Perché tu stamattina lo sei detto, c'è una spiaggia. Non mi ricordo se ho detto. Comunque fanno i fuochi, faranno dei falò. Però ovviamente se vuoi il falò devi portare legno e te devi fare. Esatto, oppure fai amicizia. Guarda, si vedono. È un posto perfetto questo, infatti. Che poi li vediamo proprio. Ma che rimane in aria questo. Guarda, prendo il fuoco in mano. Ma guarda. Che strano. Aspetta. Che strano è. Mi sono sbrodolata del panino, mi sono tolta tutta la matita che avevo. Per forza. E il panino mi c'è. Ma in realtà stava rimanendo bene, mi aveva detto Nicola. Che mi ci fatto mettere il panino? Polpette di melanzane. Panino con polpette di melanzane. Ragazzi, mi sento obesissima. Infatti dobbiamo fare di nuovo workout. Non domani, ma dopodomani. Dopodomani andiamo a correre. Sì. Vabbè, alla fine non c'è questo falò. Che se ne è parlato o non se ne è parlato. Però ci sono i fuochi, che adesso si stanno tipo riscaldando. Questa cosa? No, non lo sapevo, com'è uno? Si dice sempre con tre botte finali. Andiamo, buona mattina. Con questo sottofondo musicale dei Blu. E se li conoscevate, fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete della mia stessa decade. Lasciate un bel like adesso che si possono visualizzare i like. Sapevi, eh? Eh sì, eh. Noi vi diamo la buonanotte, sto già dormendo. Sono accorto. Mi ha accompagnato la ragazza del fratello di Nicola. E al suo paesino, adesso stiamo aspettando che. Ad altitudini, veramente. Ad altitudini. Bravo, Stefano. Eccomi. Andiamo bene. E adesso ce ne torniamo a Scalea. E tra 5-6 ore la sveglia. Quindi, ragazzi, buonanotte. Siamo di nuovo operativi. Buonanotte. Buonanotte, al prossimo. Prossimo vloggino. Prossimo Ferragosto.